pare ti servirà un'auto super figa per entrare. Oh, Ideona! Ho sentito che Big Donny dell'officina ha vinto un'auto d'oro alla lotteria. Vai a rubarla. Ma come? Anche Big Donny è un seguace. Un tempo gli facevo il filo, ma non sono mai riuscita ad aggiustargli la candela. Sessualmente, dico. Proteggerà!
che no! Una morte meritata! Concedimi la tua protezione, Tyrin! Calma, Krieg. Va tutto bene. Hai sentito, Lilith? Sanctuary non c'è più, ma siamo ancora cacciatori, noi. Te compreso. Cacato al mondo da un rictus di vendetta! Non sei più un semplice psycho. Né per me, né per nessuno di noi. Putella attorcigliate! Due lame incrociate! Non posso restare. Devo andare su Atenas. Sono rimasti indifesi e poi devo scoprire di più su di me. Sento che è importante. Straziato! Da bella signora! Non temere, bestione. Tornerò. Te lo prometto.
festival. Goditi le esecuzioni, mi raccomando! Spero che i lavori per il mio salvataggio procedano. Comincio a sentire un caratteristico rumore di sega elettrica. Quanti giri al minuto ci vorranno per vaporizzare il sangue umano all'impatto? Ti farò sapere. Cacciatore, Carnivora è in diretta su Econet. Il sacrificio sta per cominciare. Non fermarti finché Tannis non sarà sana e salva. Figli della Cripta, pronti per questa diretta davvero straordinaria? Lo Spectretor 9000 è oliato e pronto ad aspettare. Mentre i nostri primi partecipanti si preparano a entrare nella grande cripta del cielo, seguiteci dietro le quinte per un'intervista con l'artista principale. Digitalis l'eretica, sei una scienziata pazza venuta dallo spazio a cosa... Cosa stai pensando in questo momento? Oh! Stavo ammirando la complicata macchina di monte che avete messo insieme. Quanti dettagli da ammirare, le lamiere arrugginite, le smussature irregolari, l'efficienza nel distruggere vite umane. Pur appesa a queste catene, vedo bene quanta passione ci avete messo. Dietro il mio... Kai, è un vero piacere sentirtelo dire. Io e il mio compagno Terror siamo molto orgogliosi del nostro Spectretor 9000 e non ci capita spesso di avere qui in studio una vera appassionata di morte come te. Guarda, ti metto più vicino all'azione. Non vorrei che ti perdessi qualche dettaglio cruento. Ah, oh, sì, così è perfetto. Hai la mia gratitudine.
salta in aria tutto. Cadono come mosche. Bersagli individuali. Serve un riparo. Eccoci, date la gambe. Sono come dinamite. Ti apro come un uovo. Niente da fare. Cosa stracazzo stai cercando di dire? Corpo di mille pettorali! È Zanzikal, la presentatrice del gioco a premi per banditi più famoso di Pandora! Gioco che devi assolutamente vincere, così io e lei potremo amarci per sempre! Vinci, vinci, vinci! Non è terrificante? Oh, quanto l'adoro! Sono innamoratissimo! Voglio farci tanti bambini! So già come conquistarla. Mi infiltrerò nel gioco e darò alle cose una direzione più... Forza, Giazzi! Non temere, mi tradurrò io per te, perché parlo banditese. E tu no. Devi scegliere la risposta giusta prima dell'altro concorrente oppure ti prendi la scossa. Tutto chiaro? Non importa. Cominciamo! Sì, sono pronto! È l'ora del quizzone! Per gli effedici! Ok, sto forzando i sistemi di gioco. Zanzi ti sta dicendo di prepararti. È davvero fantastica. Premi quel pulsante! Bandito organizza le orge di sangue migliori. Von il pompato o Grazzo il lento? Mi sa proprio che conosciamo già la risposta. Chi è quella sottospecie di ragioniere coi basettoni? La mia risposta è B. Merda! Prossima domanda. Niente. Tranquilli, tutto a posto, ci rifaremo. Ovviamente non posso cambiare tutte le domande senza farli insospettire. La prossima domanda è: chi è il dominatore di Pandora più sexy di sempre?
Jack il Bello o Tricalypse? Ero sicuro di aver indovinato! Beh, se l'ha indovinata, ti piacciono i tizi palestrati a torso nudo? Oh, ottimo! Sono già sulla buona strada. Prossima domanda. Chi... a questa so rispondere anch'io. Chi ha gli addominali più scolpiti della galassia? Sono sicuro che sai già la risposta. Sono forse io? Parla di questo tizio? Questo con tutti i muscoli? Oh, sì! Vai, vai, vai! No! Impossibile! Sono sta funzionando! Chi è la sirena più potente della galassia, nostra salvatrice e perfetta sotto tutti i punti di vista? Santo cielo. Ok, sai cosa vogliono sentirsi dire. Ma porca puttana! Nessun problema, andrà... andrà tutto bene, vedrete. Quella Tyrin Calypso. Faida! Bene, è il momento della verità. Non posso perdere! Con quale bandito scapolo e disponibile, con un fichissimo mantello e addominali d'acciaio, dovrebbe assolutamente uscire Zanzi? Cosa? Oh, wow. Davvero un'ottima domanda. Chi è sto imbecille? Qualcuno l'ha mai visto? Ah, peccato! Non l'aspettavo proprio. Ormai mi toglie gli occhi di dosso! Per la cronaca, il gioco era truccato. Avresti vinto anche se avessi risposto solo a rotte. Congratulazioni! Hanno barato! Detesto chi bara! Sì, a morte! Bene! Chi tiene il punteggio? Vuole sapere chi sono? Ok, direi che sono l'uomo ideale per lei e il signore della guerra più... aspetta, come posso dirlo? Più sanguinario del pianeta e che sono forte e che ho delle chiappe molto sode. Von è il signore della guerra più sanguinario del pianeta. Eppure l'uomo ideale, davvero. Ehi, guarda! Mi sta chiamando! Sono il signore della guerra più fortunato al mondo e tutto grazie a te! Oh, ehi, Zanz! Come va? Oh, niente di che. Sono qui sul mio trono di ossa. Sì, un trono fatto di ossa. Tu che dici? Vuoi vedere le mie chiappe? Di Iridium sono aperte, gente!
seguirono per tutto il deserto. Lo sterco mi aiutava a nascondermi, ma capii presto che non sarei potuto fuggire per sempre. Scelsi quindi un punto ben difendibile e pieno di sterco e attesi lì i miei nemici. Inseguite da formi ragni infuocati. Quindi ho detto a Terror e gli ho detto: senti, è nostro sacro dovere fare avverare i sogni di queste povere ragazze. E così è stato, cazzo! Liberarmi i formi ragni! Quei formi ragni adorano ammazzare umani! E come dargli torto? Siamo lenti, carne morbida, niente esoscheletro. Siamo una specie masticabile. È inutile negarlo, no? Oh, una delle sorelle Vescica è andata e... Oh, vediamo anche l'altra finire cotta a puntino dal fiato infuocato di un formiragno. È in momenti come questo... Siete ancora...
Vengo a squartarti! Sacrificare arriva niente meno che dal guerreggiante pianeta megalopolitano di Prometea. Date il benvenuto a David Famelico. Penso a vedi, ci tocca il pancino, è morta la mano da porta, ci sta dicendo che ha fame, è un personaggio fatto e finito questo Dave. Al piatto del giorno, seghe elettriche! Cari seguaci, il nostro gioioso massacro nel nome dei Calypso continuerà tra pochi istanti. E ricordate, basta una piccola offerta di Iridium per assicurarsi un posto in prima fila all'apertura della grande cripta. Tra non molto quei pazzoidi finiranno gli amici da ammazzare. Devi liberare Tannis. Tutti questi sacrifici umani stanno procedendo più in fretta di quanto pensassi. E come ho detto, ho ancora un asso nella manica, ma preferirei non usarlo.
il sacrificio che aspettate con tanta impazienza. La scienziata eretica che ha osato scoprire... Che strano, pare che ci siano dei problemi tecnici. Cacciatore, lo streaming è saltato. Cosa sta succedendo? Io non c'entro, ma se mi fa guadagnare tempo, non mi lamento. Ci scusiamo per il disagio, signori. Siamo alle prese con un problema tecnico. Si sarà impiccato qualcuno all'antenna, di nuovo. Ma grazie a Terror siamo di nuovo in diretta e mancano ancora poche esecuzioni al nostro sacrificio principale. Per il prossimo sacrificio, l'intero clan Chiappa Branca verrà fatto passare attraverso un setaccio molto fine. Sfondate il tasto per uccidere. A quanto pare abbiamo un'iscrizione dell'ultimo minuto. E che iscrizione! Gentili spettatori, la lurida feccia che tutti conoscete e odiate! Un bel applauso per l'infedele! Festival sta scappando. Dannis è ancora a bordo. Devi fermarlo.
lavoro, cacciatore. Sali a bordo e vai a salvare Tannis. Capisco che Typhon si sia potuto sentire attratto dalla vita del coltivatore di sterco dopo tutte le sue avventure. So cosa provava. I miei genitori erano semplici designer di isotopi, neanche iperlaureati. Prendi il bottino, forza! Degli FDC. Ricordatevi di fermarvi un cambio rapido per dare una rete.